Sono con Gian Maria Potenza, qui a Arte Padova, dove tu hai una personale e dove abbiamo presentato arte e scultura, in the arts appunto. Tu utilizzi tanti media, dal bronzo a tante tecniche, però insomma la scultura ha una parte importante del tuo lavoro. Indubbiamente sì, nasco come scultore, cioè tutte le mie cose sono sempre tridimensionali. Io abbino la scultura all'architettura e vedo molto vicino il lavoro dell'architetto al lavoro dello scultore, perché anche lui ragiona in tridimensione. E questa mostra che voi vedete qui alla D'Arte Fiera rappresenta tutto. Rappresenta una serie di animali che io ho studiato e. Sì, un bestiario che tu hai presentato con una mostra alla Biennale d'Arte di Venezia che insomma si concluderà fra poco, sì. E che ha avuto un grande successo. E questo tuo lavoro, tra l'altro, è interessante questo discorso che facevi dell'architettura, perché tu senti molto forte la possibilità di coordinarti con gli architetti per inserire le tue opere, e io personalmente trovo molto importante che l'arte di l'opera di uno scultore non venga semplicemente messa al centro di un luogo, esso sia esterno, interno, eccetera, ma abbia proprio una collocazione pensata da entrambi in simbiosi, quindi vedere la scultura come parte integrante dell'architettura. Laura, hai detto una cosa perfetta. Allora, io quando collaboro con questi architetti, e sono architetti molto importanti, mi ricordo quando ero ragazzino ho collaborato addirittura con Gio Ponti, con l'architetto Busirivici, abbiamo iniziato, cioè loro iniziavano a far costruire, a progettare un grattacielo, una cosa, e io assieme vedevamo dove doveva essere collocata l'opera. E poi io incominciavo a studiarla, per esempio l'opera, come dicevi tu, non è appoggiata, ma è studiata, inserita nel progetto. E direi che questo gli dà un 50% in più di valore all'opera, perché la collocazione gioca, parla insieme all'opera, quindi le amplia il significato enormemente. Ma sicuramente, cioè l'opera è studiata appositamente per quell'ambiente. Come facevano una volta, cioè i quadri, non so, per dire, dei grandi maestri entravano negli spazi, ma in quel particolare spazio, con quella particolare luce, perfetto. E non era una luce generica, ma era una luce studiata appositamente per quell'opera, non è giusto, perfetto. E questo bestiario, vogliamo dire qualche parola su questa collezione particolare? Allora, sempre gioiosa come sono le tue cose, ma nello stesso tempo insomma sono sculture di una certa importanza, dei bronzi impegnativi anche dal punto di vista della produzione. Soprattutto di importanza di peso, perché pesano da mazzi, ma comunque sono degli animali che io ho incominciato con, come dicevo prima, con un maiale, e poi dal maiale sono arrivato al rinoceronte, al cavalli, ho fatto la torre dei cavalli, ho fatto tutte cose che nel campo sempre degli animali, la pecora, il lupo. Come voler trovare gli archetipi di questi animali, cioè una specie. Ma di... non lo so. Oppure forse un ridisegnare gli animali, perché sono degli animali un po' ripensati, ecco, completamente. Allora ti dicevo sempre, e continuo a dirlo, che per me il lavoro è un gioco, è un divertimento, è un piacere. Cioè io mi alzo al mattino alle 6:30 e vado a letto alla mezzanotte e mezzo e lavoro 15 ore, 14 ore al giorno, cioè non, è con un piacere, mi alzo al mattino cantando e vado a sera a letto cantando, tanto che la mia moglie dice che non faccio niente, perché dice non sei, puoi essere stanco. E mi piace lavorare così, cioè non soffro mai quando progetto le mie cose, sono sempre allegro, sono sempre
come si vedono anche, sì, si vede. C'è grande gioia e c'è anche insomma un senso anche di qualità, di impegno, sì, di un lavoro di impegno, sì, sì, anche perché ad esempio il cimentarsi con le grandi dimensioni insomma è già di per sé una prova, diciamo. Sì, ma io dico che è un gioco ma è un gioco perché, ma è un gioco molto impegnativo, un gioco che veramente, ma comunque è un piacere. Bene. Ci rivedremo a questa mostra nel Museo Internazionale della Ceramica di Imola, poi ci saranno tanti tuoi progetti futuri e quindi non mancheranno occasioni per incontrarci. Grazie mille, grazie.